Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di couscous integrale con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono couscous integrale precotto, acqua, olio evo, sale, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, cipolla, carote, mandorle a lamelle, olio, sale, basilico e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando il couscous. Mettere nel boccale l'acqua, l'olio e il sale. E portiamo a ebollizione per 7 minuti, 100 gradi. Velocità 1. Azioniamo il bimby senza tempo a velocità con l'antiorario a velocità 1 e dal foro del coperchio versiamo il couscous. Chiudiamo con il misurino e azioniamo il bimby per un minuto, antiorario, velocità soft. Lasciamo riposare il couscous all'interno del boccale per 5 minuti. Trascorso il tempo, mettiamo il couscous in una ciotola e sgraniamolo con una forchetta. Trasferiamo il couscous in una tortiera del diametro di 20 cm foderata con carta da forno. Livelliamo bene. Riponiamolo in frigo. Nel frattempo prepariamo le verdure. Mettere nel boccale la cipolla e tritare per 5 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Unire l'olio e far insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungere le melanzane, le carote, le zucchine, i peperoni, i pomodori, il pepe, il sale e il basilico e facciamo cuocere per 25 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Le verdure sono cotte, trasferiamole in una ciotola e lasciamole intiepidire. Abbiamo ripreso il couscous dal frigo, trasferiamolo in un piatto da portata e mettiamo sopra le verdure. Torta di couscous integrale con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!